L'ultimo intervento che chiude questa prima mattinata di congresso è quello di Marco Frateschi, general manager di Ecoverde, che invito a raggiungermi. Ah sì? Prego. Marco Frateschi, general manager di Ecoverde, parliamo di industria cartaria, un esempio di economia circolare. Vedo, sì, ha portato il vostro report di sostenibilità. No, l'ho portato, anche se stamane è stato un po', diciamo così. Ecco, visto. Può tenere il microfono, sì, più vicino alla bocca? No, l'ho portato perché, diciamo, noi siamo una PMI che lavora specificatamente nel settore cartario e questo è il terzo report che facciamo su base volontaria, chiaramente. Ci tengo a sottolineare che appunto noi veniamo da un settore e mi vorrei agganciare, anche se avevo previsto altre cose da dire, a cose che sono state dette fino ad ora. Sì, saliamo tutti qua con che abbiamo in mente il nostro discorso, ma poi in realtà ma mi riaggancio molto all'ultimo ma intervento. Ma questo vuol dire fare un congresso, confrontarsi, sì, no, esatto, e prendere, cioè, voglio specificare, io provengo, diciamo, dall'azienda Ecoverde, è nata 40 anni fa nel distretto cartario lucchese. Il nome, come vedete, scimmiottava già un certo tipo di ragionamenti, perché, diciamo, c'era tutta una parte di depurazione, soprattutto in quel momento lì, delle acque e delle cartiere. Il distretto cartario lucchese è oggi il distretto cartario più importante a livello europeo per la produzione della carta. Il distretto, per come lo conosciamo oggi, così mi aggancio a un po' dei discorsi, è nato di fatto da una prima trasformazione dovuta alla sostenibilità. Mi spiego meglio. Negli anni 70, metà anni 70, sono entrate in vigore le prime leggi anti-inquinamento, soprattutto sulle acque. Le cartiere lucchese, in quel momento lì, era un polo di produzione dove c'erano circa 200 cartiere che producevano carta paglia. Mi riaggancio un po' sul discorso. Il fatto di produrre carta paglia da noi era dovuto al fatto che la zona di Lucca è molto ricca di acqua e le cartiere chiaramente necessitano, come una delle materie prime, l'acqua. L'altra, la fibra, era la paglia che proveniva da tutta la zona della campagna pisana e del Grossetano, quindi dalla Maremma, dove c'era una grossa produzione in quegli anni di frumento, no? Quindi la paglia era la materia prima per eccellenza, a basso costo e anche molto vicina come reperibilità. Il fatto però di fare delle leggi che sono entrate in vigore, la legge Merli, forse una volta ne abbiamo parlato con Tamburella, quindi sono state le prime leggi anti-inquinamento sul discorso soprattutto delle acque. Per le tecnologie dell'epoca la produzione di carta paglia era una vera produzione di cottura della paglia, quindi con poi dei residui, soprattutto, diciamo, liquidi, si chiamavano black liquor, che venivano scaricati completamente nei fiumi direttamente. Quindi voi immaginate l'impatto su un territorio di 200 cartiere più o meno grandi e piccole che scaricavano sta roba nel fiume. Si è dovuto riconvertire quindi completamente questo distretto all'utilizzo di carte da imballo, da macero, da qui il discorso della circolarità, o da carte tissue, quindi carte uso igienico e sanitario, che per la maggior parte impiegano comunque fibre vergini. Il discorso della circolarità, quindi, cosa succede? Il distretto si è trasformato, dovuto a questo obbligo, diciamo così, no? Fortunatamente, diciamo, obbligo, e questo mi porta un po' a pensare a quello che si è detto prima, cioè purtroppo credo che queste trasformazioni su base volontaria è difficile che succedano, specialmente le trasformazioni industriali dove comunque le imprese devono fare business. Quindi se non ci sono delle legislazioni che vincolano... Ah, no? Ma quelle adesso vincolano, ormai abbondano, no, ci sono pure abbondano, troppe. Esatto, e quindi, diciamo, però dobbiamo anche un po' appoggiarci, no? Cioè, certo, possono diventare modelli di business positivo. Ripeto, il nostro settore l'ho attraversato. Il nostro è un settore ha un vantaggio, diciamo così. La materia prima che si utilizza, quindi la fibra, è una fibra naturale, è una fibra riciclabile, è una fibra compostabile, è una fibra biodegradabile, cioè quindi ha delle caratteristiche che per i prodotti finiti si prestano, diciamo, a queste rivoluzioni di sostenibilità, no? Vediamo oggi il tentativo di sostituzione di certi materiali plastici con materiali a base di carta. In questo senso mi rifaccio un po' anche alla difficoltà che si parlava delle biomasse, no? E dei regolamenti europei. Allora, cerchiamo di puntualizzare alcune cose. L'industria cartaria di fatto a livello mondiale utilizza credo il 10-12% delle risorse, diciamo, derivanti dal legno.
la grossa parte a livello mondiale dell'utilizzo del legno è dovuto all'utilizzo di produzione di energia locale, soprattutto anche nei paesi tropicali. Questo porta che le foreste in Europa negli ultimi 30 anni sono aumentate, quindi mi faccio un po' al discorso delle biomasse o delle difficoltà che ci sono a volte su certe legislazioni. In Europa, grazie alle forestazioni sostenibili, uno dei marchi è l'FSC, ma ce ne sono altri, di fatto credo che siano aumentati negli ultimi 20 anni di 3 milioni di ettari le foreste europee. Però se guardiamo a livello internazionale non è così, cioè a livello mondiale in realtà purtroppo parliamo di deforestazione. Quindi, infatti c'è il regolamento, adesso io qua faccio la nerd delle leggi, però sì. Il regolamento sulla deforestazione, che è un regolamento, appunto, certo. Dico, per chi si fosse sintonizzato soltanto ora, è un regolamento che impone che in Europa è già attivo, già in vigore, che nessuno, cioè neanche per dire la grande distribuzione, certo, possa vendere prodotti che in qualche modo utilizzano legno da foreste, macello, perché poi di fatto nessuno è in grado di dire veramente se quel pezzo di legno usato per l'imballo arriva, che magari arriva da un consorzio di piccoli produttori, cioè è una roba di cui non si può tenere traccia. Questi regolamenti hanno consentito e hanno anche dimostrato che se si fanno le cose in un certo modo, quel tipo di industria è molto sostenibile, cioè il fatto che da noi aumentino le foreste, si utilizzi legno, ci si faccia la produzione di energia, ci si faccia la carta, dimostra che è un modello che se venisse esteso sarebbe sostenibile. È chiaro che ora noi europei non ci possiamo sentire vergini sotto altri punti di vista, cioè quando diciamo che a livello mondiale le foreste in realtà stanno sparendo, ci sono dei motivi spesso commerciali dietro a questo, in cui noi europei poi acquistando merci ci sentiamo comunque responsabili, no? Non è che possiamo esimerci da questo. Da questo punto di vista, quindi, dicevo, la carta ha una grossa sostenibilità. L'altro fattore importante è che oggi, diciamo, l'industria cartaria italiana, dove produciamo all'incirca 8 milioni e mezzo di tonnellate, diciamo andiamo fra le 8 e mezzo e le 9 a seconda degli anni, diciamo, di richiesta, in realtà utilizza il 60% di materia riciclata. Quindi tutto quello che deriva dalle raccolte differenziate, no? Dalle raccolte differenziate dei vari paesi o da quelle industriali va alle cartiere. Quindi fate conto che, ripeto, il 60% della produzione è quella. Il resto c'è della fibra vergine, che ha anche un impatto positivo sulla filiera cartaria, perché una fibra cartaria banalmente si può riciclare, diciamo, per mantenere certe caratteristiche dalle 5 alle 8 volte, dopodiché chiaramente decade. Quindi una certa immissione di fibra vergine nel circuito è positiva per il continuo utilizzo e riciclabilità. I dati di questi giorni, che dà chiaramente Comieco o Assocarta, è che praticamente abbiamo raggiunto il 90% di riciclo degli imballaggi cellulosici immessi sul mercato. Quindi questo dimostra anche una certa potenzialità e un certo vantaggio, diciamo, della fibra cartaria, che appunto può essere riciclata, no? L'altra parte, come dicevo, è riferita alle foreste, quindi si utilizza una certa quantità di fibra vergine che oggi, se deriva da forestazioni sostenibili, di fatto alimenta il circuito della produzione delle foreste, del legno e di tutto un indotto che chiaramente è molto importante anche per un discorso di sostenibilità economica. Certo. Cosa c'è nel vostro bilancio, nel vostro report di sostenibilità? Ma diciamo c'è un po' di tutto, no? Di fatto siamo stati contattati da Tamburella proprio perché avevano visto che il nostro bilancio era comunque fatto con certi criteri, no? Il bilancio di Ecoverde lo trovate su Nexpedia. Siamo contenti. Esatto, quindi. Siamo contenti perché, diciamo, ci abbiamo tenuto molto. Onestamente ci sono alcune aziende, diciamo, dell'industria cartaria che hanno fatto un po' da traino su questo discorso, no? Ovviamente aziende molto grandi, no? Noi come filiera però ci siamo sentiti subito, per un po' di vocazione anche dell'azienda, diciamo, di andare in questa direzione. Voglio anche ringraziare molto, al di là del mio socio Paolo Lazzari, con cui chiaramente condividiamo questo tipo di visioni, no? L'ingegner Moschini, che è qui, che in realtà è una di quelle che giustamente perde molto del suo tempo proprio per fare questo tipo di redazioni. Ci siamo sforzati di fare una cosa che invece vediamo, come dicevamo prima, leggendo altri bilanci di sostenibilità non si nota, cioè di essere veritieri, no? Non dobbiamo apparire meglio di quello che siamo, vogliamo essere quello che siamo,
questo ci costringerà magari comunque a fare poi dei passaggi futuri migliorativi, evidentemente, ma è l'obiettivo che ci poniamo tutti i giorni. Dico anche che appunto il discorso dell'obbligatorietà di certe cose ci porterà a dei miglioramenti, no? Sì. Evidentemente, perché una cosa che non mi piace è quando si parla a volte nei report, specialmente a volte di grandi aziende, quando si parla della compensazione, no? A volte ho un po' l'impressione che si parli un po' delle indulgenze di cui Roma purtroppo... Bravissimo, bellissima l'analogia. No, vabbè, è una cosa che mi ha sempre venuto a me. Perché dico questo? Perché secondo me se un'azienda va in compensazione cominciando a produrre energia verde, rinnovabile, questa ha una grossa valenza evidentemente, no? Quando viceversa si sente solo che viene acquistata energia verde da fonti non ben definite, direi che questo è un passaggio un pochino scomodo, no? Quindi mi piacerebbe che si parlasse di questo. Sono molto d'accordo con la fede del consumatore. Quando si parla anche di mobilità e di elettrificazione bisogna stare attenti, c'è poi la produzione, quindi credo che il nocciolo fondamentale, qui c'è la generazione Z, sia produrre energia verde. Il come la si utilizza evidentemente cambia completamente quella che è il costo dell'emissione. Cioè, se oggi noi producessimo a livello mondiale il 50% di energia da green, probabilmente il problema della CO2 sarebbe molto abbassato, che poi lo utilizziamo nelle macchine elettriche piuttosto che nell'industria, no? Mentre il falso ragionamento è se ci attacchiamo alle colonnine dalla rete, diciamo, di produzione termoelettrica, forse insomma qui facciamo un po' di mala informazione. Voi come vi alimentate? Noi abbiamo una grossa produzione da pannelli solari, che abbiamo, diciamo, noi siamo anche un'attività che è giornaliera di fatto, certo, come azienda, no? Quindi ci alimentiamo da pannelli solari che stiamo anche ampliando. Chiaramente abbiamo fatto un po' di altri miglioramenti, saranno nell'ultimo report, che sono quelli di mettere un po' di calore, diciamo così, essenzialmente, e caldaia a condensazione, quindi l'alimentazione è quella. Anche noi acquistiamo da Repower, per esempio, energia verde, però come dicevo prima, questo ok, ma nel futuro vorremmo renderci completamente indipendenti, vorremmo vedere entro il 2030 di, per lo scopo 1 e lo scopo 2 della carbon footprint, di essere completamente autonomi. E sullo scopo 3, qui si torna alla mobilità, credo che a livello mondiale uno dei grossi problemi sia proprio quello della, sì, mobilità, dei trasporti, delle reti di distribuzione. È chiaro che avere degli hub ferroviari di un certo tipo favorirebbe questo tipo di transizione. Va bene, grazie Marco Frateschi, General Manager di Ecoverde, grazie davvero. Vi ringrazio anche della location che è veramente meravigliosa. Magnifica. Grazie. Allora, noi...